Allora, sono la prima a domandarmi cosa sto facendo io qui, in mezzo a scrittori, editori ed autori. E me lo sono domandato, ho chiesto a Carlo, ma che c'entro io? Tu presenti la lampadina, fai parlare persone più adeguate di me? No, no, no. E tutta la notte mi sono domandata, ma cosa ci sto a fare io lì? E finalmente è arrivata la risposta. La risposta è, io sono il lettore, cioè io sono quello che voi forse sarete, speriamo, dopo questa conversazione. Allora, il mio compito, che ho studiato il libro del 39, e dico studiato nel senso vero della parola, perché questi libri di Marcella non, sono come un polipo, da una notizia scritta in una pagina c'è sotto una nota che sembra piccola, ma che invece racconta le cose o più divertenti o più interessanti. Per cui questi libri, che ognuno di loro è di 500 pagine, ognuno di loro poi sarebbe di 1000 pagine se le note fossero scritte non piccolissime, ma grandi. Per cui non saltate le note se comprate questi libri. La cosa bella di questo libro, quello che ho studiato io, è quello del 39. Ho letto anche gli altri, ma questo l'ho proprio studiato. È che Di Capri dà un'immagine globale, cioè c'è la politica, ci sono i pezzi grossi del fascismo, c'è la Casa Reale, c'è la cultura, ci sono scrittori, pittori, futuristi. Ci sono diatribe per l'architettura di Capri e diatribe per come conservarla o proteggerla dall'invasione di turisti. Allora, siccome è molto difficile parlare di un libro così complesso, io penso che io vi do una piccola notizia e poi chiederò a Marcella di allargarla o di spiegarla o di darci i suoi perché. Dopo la Grande Guerra, Capri viene scoperta dagli italiani. Prima era stata praticamente piena, serragliata di cultura di tutto il mondo, ma poco dagli italiani. Negli anni 30, Umberto di Savoia, una mattina sì e una no, pare, prende un motoscafo azzurro e come un pazzo corre, corre a Capri. A Capri forse incontra una bellissima Maria Mellino, che poi la storia o i pettegolezzi raccontano che forse va ad avere un suo figlio fuori Italia, e si occupa però anche di tutta la sua parte rappresentativa, per cui scopre lapidi, partecipa a funzioni noiosissime e lo farà pure quando, dopo sposato, parteciperà e sarà presentissimo a Capri con Maria José, che invece corre come una pazza, gioca a tennis, si arrampica sulle montagne, nuota, e tutti i paesani dicono per forza che non ha figli, non sta un attimo ferma, non è umanamente pensabile, e si preoccupano giustamente di questo eccesso di sportività della principessa di Piemonte. Dopo di lei arriva, dopo di Umberto viene pure Mafalda col marito, e il marito è nipote della regina di Svezia, per cui in qualche modo è collegato ad Axel Monte, che gli vuole molto bene, lo protegge, forse poi gli promette una torre saracena vicino a Sorrento. Come convivono questi reali con la presenza massiccia della famiglia Ciano, perché anche Edda Ciano è una strenua difensrice e frequentatrice di Capri. Edda Ciano arriva nel 30, in viaggio di nozze. Come era una volta i viaggi di nozze, non ci si conosceva marito e moglie, e lei passa la notte chiusa a chiave nel bagno, mentre Galeazzo, la tempesta di pugni, la porta, cercando di convincerla a uscire fuori. Poi avranno tre figli, tornerà sempre a Capri con una terribile governante tedesca che alla fine riesce a cacciare e frequenterà Capri per sempre. Anche dopo la caduta del fascismo, torna a Capri, descrivono senza capelli, con pochi soldi perché non riusciva ad accedere al suo patrimonio, protetta e
con una grande amicizia di quello strano personaggio che forse avete visto in una fotografia vestito da donna che balla, che si chiama Chantecler, che era un gioielliere, che la opera durante il primo periodo del soggiorno a Capri, quando c'era la Ciano a Capri, Chantecler non poteva entrare a Capri perché era ritenuto scandaloso. Ora vorrei chiedere a Marcella come convivevano questi poteri così diversi in un'isola così piccola, tutto sommato. È una costante in tutta la storia di Capri che i personaggi si mescolino in una sorta di mondo dove le idee politiche, le differenze sessuali, i gusti, le convinzioni non contano. Cioè è come se fosse un territorio franco, ragion per cui tranquillissimamente stanno seduti gli uni accanto agli altri in piazzetta, chiunque sa chi è il suo vicino. Ma non si crea nessun problema, magari partiti poi da Capri, non si frequentano, si fanno le guerre, si detestano, ma a Capri c'è questo clima di tregua, per cui poi insomma, vogliamo anche dire che insomma, già nel 39 questi mondi, il mondo di Umberto, si ignoravano abbastanza con il mondo di Edda, cioè si sfioravano, prendevano l'aperitivo a pochi centimetri di distanza gli uni dagli altri, però non si mescolavano troppo. Nel dopoguerra, secondo me, diventa ancora più palpabile questa commistione di mondi. Ragion per cui veramente poteva accadere che Maresciallo Badoglio, considerato un traditore da tutti i fascisti e un liberatore, insomma comunque un doppio giochista da molti altri, soprattutto dagli uomini di sinistra, prendesse l'aperitivo non solo accanto ad Edda Ciano, che non gli volgeva la parola, però gli stavano, ma anche insieme accanto a tutto il gruppo dell'intelligenza rossa che nei tempi del soggiorno a Capri di Gorky, che stette per 7 anni fino al 1913, quindi un periodo precedente a quello che riguarda quello che tocco io nei miei libri, era un luogo sacro per tutta la sinistra, ragion per cui questa Capri così corrotta, che era stata ardentemente fascista, perché Capri fu ardentemente fascista, avendo avuto dei benefici enormi dal fascismo e coltivando la convinzione, in realtà errata, che di occupare un posto particolare nel cuore del Duce. In effetti il Duce aveva ricevuto nel 22 una delegazione del fascio di Capri, come si riceveva di tutte le parti d'Italia, e non sapendo, gli hanno fatto firmare una cartolina con una sua fotografia, e insomma aveva scritto una frase banale, una frase qualunque, Capri l'isola che non si scorda mai. Questa frase invece era stata vissuta dai capresi come, insomma, un pochino, pensano che tutti siamo pazzi per loro, era diventato però uno slogan che loro fecero scrivere in vari punti, sull'archetto della piazzetta, insomma in vari punti dell'isola. Mussolini andò una sola volta, per pochissimo tempo, a Capri, nel 24, quando ancora era il chiamato ancora presidente del Consiglio, ancora non aveva, ancora vestito come un civile, diciamo, era ancora chiamato eccellenza, guidando l'idrovolante, perché una cosa appunto che era molto comune in quel periodo è che tutti si mettevano al volante e guidavano questi idrovolanti, con a volte degli episodi anche abbastanza pericolosi, perché per esempio Italo Balbo aveva avuto un incidente, Italo Balbo, rasse potentissimo del regime, che andava sempre a Capri,
anche con fidanzate, principesse, perché era un grande conquistatore. Aveva avuto un grave incidente davanti a Marina Grande ed si era salvato il volto della cuffia. Ma lo stesso Galeazzo Ciano, che nel 39 proprio, aveva preso Vito Volante, allora erano belli questi racconti che compaiono anche nel suo diario, ragion per cui lui aveva gli uffici, era ministro degli esteri, come tutti sanno, aveva i suoi uffici a Palazzo Chigi, cioè quel balcone d'angolo che c'è tra Via del Corso e Piazza Colonna, quella era la sua stanza. E allora andava via con l'autista, si faceva portare all'aeroporto dell'Urbe e lì pilotando arrivava durante una di queste, faceva delle visite molto, molto rapide a Capri, a trovare la moglie e i bambini, e durante una di queste visite appunto volle a Mammarina Piccola, e insomma anche lì per una questione di venti ebbe un incidente piuttosto grave, fu salvato perché per fortuna c'era il copilota che si impossessò dei comandi e lo salvò. Comunque insomma dicevo, Capri convinti, da Capri tutti sono sempre stati convinti di avere un posto speciale nel cuore del Duce, e quindi sono sempre stati in tutto il periodo, salvo poi avere degli atteggiamenti diversi con la caduta del fascismo, non soltanto loro, è un posto particolare, quindi sono sempre stati dei fedelissimi. E naturalmente c'era un via vai, perché nel momento in cui Edda Ciano, dopo aver fatto il suo viaggio di nozze a Capri, comincia ad andare frequentemente a Capri e poi fino al punto poi di costruirsi nel 1939 una villa di tipo proprio vittorio, diciamo, no? Che tutti dicevano un semi, chiamato lo scatolo, suscitando il disgusto di tutti i raffinati tipo Cerio, che era il genius loci dell'isola, che costruiva solo delle ville con i tetti a volta bianchi, che insomma era praticamente il classico stile mediterraneo che lui voleva imporre, reinventandolo come stile caprese. Mentre a Capri, adesso stiamo un po' saltando di palo in frasca in questa passeggiata che facciamo per Capri, la cosa che a noi piace molto oggi, forse all'epoca no, è proprio queste costruzioni fatte in modo, non so, veramente particolare. Allora c'è chi si faceva la torre saracena, i merlini medievali, chi le piastrelle messe fuori, e questa invece la figlia del Duce, che avrebbe potuto permettersi qualsiasi cosa, si era fatta questo scatolo che secondo i capresi non avrebbe resistito alla prima pioggia, invece quello sta ancora in piedi, quindi in effetti così. Allora, avevi accennato a queste discussioni sulla, chiamiamo, edilizia caprese. C'è Edwin Cerio, che è il genus loci di Capri, la sua famiglia ha vissuto lì e vive lì durante quest'epoca col fratello, hanno messo una bocca, diciamo, dappertutto, ma Edwin Cerio è forse il primo che comincia a parlare di una difesa del territorio di Capri. Con questa difesa del territorio di Capri, lui parla naturalmente delle costruzioni di case, della limitazione alle costruzioni che lui, come diceva Marcella, vorrebbe tutte di uno stesso genere, ma non bisogna scordare che Cerio è, diciamo, di gusti abbastanza classici, ma Capri ha una congerie di menti e di diciamo culture talmente diverse che a un certo punto ci sarà il futurismo di Marinetti, che Cerio definisce come un uomo singolare dal cognome plurale. E allora lui vuole addirittura, non si sa se per creare uno scandalo o per creare discussioni, traforare tutta Capri con strade ferrate, trenini, automobili, macchine, e addirittura propone, ma questa sicuramente è una puntata
per creare discussioni, vuole che in cima ai faraglioni venga messo un caffè champagne. Allora, naturalmente tutto questo non riesce a farlo, non solo perché Cerio si oppone, ma perché sarebbe successa una rivolta generale. Parlando di cosa faceva tutte queste persone a Capri? Cioè si è parlato della Casa Reale, si è parlato dei pezzi grossi del fascismo, si è parlato di gente di cultura, scrittori, Axel Monte, Fersen, come si chiama? Sibilla Sibilla Aderano. Aderano, Ada Negri, c'è cioè di tutto. Cosa facevano? Beh, facevano una vita di divertimenti forsennati. E forsennati forse non è la parola sufficiente per definirlo. Avevano delle organizzazioni di feste durante tutto l'anno, perché non erano luglio e agosto e negli estivi che li richiamavano a Capri, ma abbiamo fotografie di tutti intabarrati in pellicce, cappelli e cappotti e ci andavano gennaio, febbraio, capodanno. E al Quisisana, che era il centro sociale del mondo caprese dell'epoca, si organizzavano delle balli, gare, quotidien, ma anche delle cose folli, tipo creare i canali di Venezia con le gondole, oppure una montagna innevata, oppure tutte le cose più pazze che gli potevano venire in testa. E a questi divertimenti partecipava anche il principe di Piemonte, che ballava il Charleston come un pazzo con la moglie del podestà, e partecipavano tutte queste stranissime congerie di persone unite dalla voglia di divertirsi e la voglia di veramente di partecipare a delle cose pazzesche. Marcello aveva parlato del podestà. Il podestà è una strana figura. Il podestà riassume, soprattutto in Capri, la carica di sindaco, ma anche quella direi di public relation man, perché Dusmet era incaricato di accogliere al molo tutte le autorità che venivano. Un giorno c'era Balbo, un giorno c'era Ciano, e un altro giorno c'erano i Windsor, e un altro giorno c'era il Duca di Kent. Per cui era stato scelto di famiglia per benissimo, ma anche perché era adattissimo a ricoprire questa carica pesantissima. La fa con estrema attenzione, raccontavano che si alzava la mattina all'alba per controllare che i fiori nei balconi fossero stati annaffiati, che le strade fossero pulite, che i bar fossero aperti, che i negozianti accogliessero gli eventuali visitatori per attirarli. Questo naturalmente prima, quando viene messo in cattiva luce e viene cacciato via, naturalmente si dice che no, lui non si alzava la mattina per andare a vedere né i fiori né le strade, sgattaiolava dalla stanza di una sua amica all'alba. E naturalmente fine di Dusmet. La fine di Dusmet è dovuta a un'amicizia, Fassini. Sì, ecco. Voglio dire che alle spalle di tutta questa modernizzazione e italianizzazione di Capri c'è un grosso personaggio che aveva avuto esplicitamente da Duce l'ordine di rendere Capri una vetrina internazionale, un fiore all'occhiello del fascismo da far apprezzare in tutto il mondo. E stiamo parlando del barone Alberto Fassini. Alberto Fassini era un personaggio incredibile, multiforme ingegni, impegnato in attività di vario tipo. Aveva preso in mano la Cines, per esempio, che era sul loro, la Cines che produceva film, che era sul loro del fallimento e l'aveva invece riportata al massimo splendore. Addirittura faceva produrre i negativi, cosa che prima non si faceva, quindi tutte, non so, la Bertini, io chi era? Francesca Bertini, sì, insomma, era, cioè, tutte le famose bellone del cinema muto, erano tutte ai suoi piedi perché era veramente un uomo potentissimo. Poi aveva i setifici e lì, vabbè, essendo un uomo del regime, descritto l'affascio dalle prime ore, medaglia di bronzo per avervi dato i sottomarini durante la guerra, insomma,
In più aveva ospitato in un suo appartamento il Duce quando, dopo la marcia su Roma, era venuto a vivere a Roma, prima a Palazzo Pittoni, questo, prima di che il principe Torlonia gli offrisse per, mi pare, una lira all'anno di affitto, Villa Torlonia, aveva abitato per alcuni anni in un appartamento di Cassini. E Cassini era anche un deputato, ma poco se ne importava di queste cose, aveva tantissime relazioni con i duchi d'Aosta, si gettava in ogni impresa con un'energia incredibile, si occupava dello zoo di Roma, dei daini che questa principessa d'Aosta, che doveva essere una grandissima scocciatrice, lo mandava a recuperare, oppure animali feroci che arrivavano, allora lui dava disposizioni. Aveva avuto degli incarichi per fare dei lavori in Tripolitania, aveva delle gallerie d'arte, insomma, di tutto e di più. Allora, Fassini, con l'energia che lo distingueva, si getta a costruire Capri. Capri era fantastica quando nei primi anni venti, ma era intatta, cioè come era nell'Ottocento, era così anche negli anni venti. Quindi, primo, non c'era un porto e bisognerà aspettare effettivamente, per varie ragioni, il 1937 per finalmente avere un vero e proprio porto, che è quello che a Capri è ancora in piedi, mentre qualcuno dice che la parte del porto di Plaisance che hanno fatto successivamente stia già cominciando a cadere a pezzi, mentre quello ancora è così. Prima a Capri come si arrivava? Si arrivava con le navi, le barche fino a un certo punto, dopodiché arrivavano dei marinai con le barchette, si mettevano a cavalcioni questi viaggiatori e li portavano a riva. Insomma, chiaramente non poteva andare la cosa, quindi il Duce dice sì, ok, facciamo il porto, anzi il segretario del fascio dell'oro pagano, durante la mitica visita di poche ore del Duce, mentre quello girava il caffè, lo zucchero nella tazzina del caffè e chiedeva, perché obbligato dalle circostanze, che cosa posso fare per Capri, e quello prontamente gli aveva detto Duce, dacci il porto, e lui aveva promesso e aveva mantenuto la promessa. Il ritardo, stiamo parlando del 24, era dovuto al fatto che i lavori cominciarono, nel 29 ci fu la grandissima crisi economica e quindi non si poteva fare più niente, poi ci fu la guerra d'Etiopia, insomma varie cose, però finalmente nel 37 Capri ebbe il suo porto. E bisogna dire che il merito di questo impulso creativo e costruttivo è veramente dovuto a Fassini, che è stato l'inventore della Capri moderna, coadiuvato da un prefetto di Napoli molto in gamba e dal podestà di smettere, infatti li fanno fuori tutti quanti, perché davano fastidio, perché non si poteva fare niente, perché erano severi, e lo stesso Fassini alla fine tentò di fare delle speculazioni che non gli furono consentite. I permessi per costruire a Capri li dava Bottai, che era ministro della pubblica istruzione, da cui in quel periodo dipendevano tutte le licenze edilizie. Siccome a Capri c'era un piano regolatore molto, molto, molto all'avanguardia, e la difesa del paesaggio che voluta da questo Edwin Cerio che abbiamo nominato prima, aveva posto dei paletti molto seri e bisogna dire anche giusti, e purtroppo Fassini voleva costruire dei villini in uno spazio che ancora è così, perché mai più è stato costruito tranne un caseggiato lì accanto al Quisisana, e voleva fare una lottizzazione nella zona del Castiglione, che proprio era vincolata, non si poteva fare niente. L'unica persona che era riuscita ad avere una villa sul Castiglione era Daciano, però insomma si può anche comprendere che Bottani poteva dire che Alianzo Ciano non ti do permessi per fare la villa. Lui, insomma, tra quello, il fatto che gli era stato promesso la nomina a senatore non gli era stata concessa, insomma si disamorò anche in modo intelligente, perché nel 42 vendette tutto e Capri era una crisi tremenda, perché già nel 39 tutti gli stranieri erano andati via con lo scoppio, diciamo, della guerra. Qualche mese dopo, quando il 10 giugno anche l'Italia entra in guerra,
lì finisce tutto. Infatti la disperazione dei capresi appena sentono alla radio la dichiarazione di guerra di Mussolini è: oddio, qui perdiamo la stagione, cioè non che entriamo in guerra, e non sapevano quante stagioni avrebbero perso. Va bene, questo mi sembra che, se non mi sbaglio, Fassini aveva addirittura regalato il terreno su cui sorgeva la villa, e da quello pareva che forse avesse sperato di riuscire poi ad allargare con la sua edilizia in cambio di questo, regalo. Sicuramente. Com'è?